Ciao amici di Prepper.it, oggi andiamo a parlare di Mental Survival, il nuovo libro di Fabrizio Nannini e vado a spiegarvi perché è un libro che dovete assolutamente leggere. Parto subito leggendo un brevissimo pezzo del libro che vi chiarirà tutto quanto. Leggendo i più autorevoli diffusi testi sul survival, è facile rendersi conto che il denominatore comune di queste preziose fonti di informazioni consiste nel fatto che gli autori all'unisono confermino in maniera evidente che la sopravvivenza di un individuo dipenda quasi esclusivamente da fattori psicologici e che soltanto una minima parte di questa possa essere costituita dal bagaglio delle tecniche apprese. Altrettanto evidentemente, però, i loro trattati riguardano soltanto marginalmente questi preziosi aspetti psicologici, essendo per di più basati sulla descrizione delle tecniche pratiche di sopravvivenza, trascurando enormemente i risvolti mentali da loro stessi definiti preponderanti. Chiaro? E cosa ci ha detto Nannini in sostanza? Che siamo tutti d'accordo sul fatto che il survival dipenda enormemente dalle nostre condizioni mentali, dalle attitudini del nostro, diciamo, spirito in quelle situazioni. Poi però nessuno ne parla. Se ci fate caso, nella gran parte dei manuali e dei testi troverete delle descrizioni più o meno che vanno tutte quante sull'ordine del fatti forza, non lasciarti abbattere, respira, cerca di stare calmo, non farti prendere dal panico, continua a ripeterti che ce la farai. Alla fine, tendenzialmente, tutte queste perle di saggezza cosa sono? Delle colossali banalità. Dire a una persona che è in un fortissimo stato di stress emotivo per quella situazione che devi farsi forza. È come dire a una persona che si è appena slogata una caviglia che deve cercare di camminarci su. È come dire a una persona che soffre di depressione che deve stare su col morale. Dove sta invece, secondo me, l'approccio vincente che ha usato Nannini? Prima di tutto si è documentato, almeno da quello che so io, l'autore ha praticamente seguito dei corsi universitari e parauniversitari su questo argomento per farsi un'idea tutto tondo, e questo è decisamente diverso da certa cialtroneria che purtroppo si vede in giro. A riprova di questo, alla fine di ogni capitolo troverete una sezione abbastanza corposa di bibliografia, quindi sono quasi tutti link sul web, che vi permettono di andare a prendere studi universitari, papers, sono tutte le fonti da cui lui ha tratto delle informazioni che poi ha condensato e ha messo in questo libro. Questo libro, infatti, è il frutto della ricerca dell'autore su un campo molto vasto e per certi versi molto ancora poco conosciuto, che è appunto la parte psicologica ed emotiva che entra in gioco nel momento in cui siamo in una condizione di fortissimo stress, come può essere quella del survival, ma come potrebbe essere anche una giornata particolarmente difficile al lavoro. Dal nostro punto di vista, questo libro è estremamente interessante perché ci dà la conoscenza di come funziona l'aggeggio qua dentro. Soprattutto fa piazza pulita di un sacco di concetti sbagliati e fuorvianti. Il classico, vedrai che quando sei lì nel momento della difficoltà tirerai fuori il meglio di te. È vero fino a un certo punto, nel senso che possiamo crederlo, è una cosa bellissima da far vedere nei film. In realtà non dobbiamo dimenticarci che ci sono sotto dei meccanismi all'interno del nostro corpo e della nostra mente che funzionano in un determinato modo e che non c'è verso di farli funzionare al contrario, diversamente da come più o meno negli ultimi 5 milioni di anni l'evoluzione ci ha fatto apprendere, ci ha fatto mettere in pratica. La parte fondamentale, secondo me, è quando ci spiega come funziona il nostro cervello e quali sono le azioni e le reazioni che è meccanicamente programmato per fare. Diciamo sempre che il nostro corpo e la nostra mente sono delle macchine perfette, fantastiche. Sì, ma la parte macchina obbedisce delle regole precise e quindi conoscere queste regole, conoscere questi meccanismi ti dà la possibilità di aspettarti da te stesso un certo tipo di reazione, quindi la visione a tunnel piuttosto che il battito accelerato, piuttosto che la perdita dei movimenti fini, e quindi saremo in grado di aspettarci in una situazione di difficoltà, di capire perché magari non ci rendiamo conto di alcune cose che avvengono molto vicino a noi, piuttosto di capire perché abbiamo delle reazioni estremamente veloci ma estremamente rozze, e magari quelle invece le operazioni più fine come fare un nodo, prendere la mira o comunque tutte quelle cose che riguardano la precisione nel movimento vanno a farsi benedire. Ecco, tenere conto del fatto che in quel momento i nostri movimenti anche possono essere alterati dal nostro stato fisico ci permette di poter improntare la nostra preparazione tenendo conto anche di questi comportamenti che avremo necessariamente anche noi, senza quindi farci fregare dal cosiddetto
quello che ci capiterà esattamente in quel momento lì. Il libro è diviso in 5 parti, alcune ci spiegano come funzioniamo, altre ci spiegano come approcciare un cambiamento nella nostra relazione con lo stress, e questa è anche un'altra parte molto interessante dove ci vengono spiegati degli esercizi mentali da fare, così come anche degli esercizi fisici. Un'altra parte molto bella è quella dove ci sono le interviste a persone che ce l'hanno fatta, interviste a esperti di survival, Lofty Wieserman, Cody Landin, ma anche Zanardi. È un libro secondo me fatto molto bene, se proprio proprio devo trovargli un difetto è che è scritto un po' in piccolo. Di sicuro è un libro che fa solo tanto 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 bene alla vostra preparazione, perché vi dà appunto quel tassello che nessun altro prima è riuscito a mettere lì, e a mettere lì con chiarezza. Non è di difficile lettura, anzi, nonostante gli argomenti siano argomenti molto spessi, sono tutti quanti messi giù in una maniera facilmente approcciabile, quindi è facile portare a casa dalla lettura di questo libro molta competenza e molta conoscenza in più. Ultime due cose. Secondo me è fantastico anche per la vita di tutti i giorni, nel senso non dobbiamo vederlo relegato all'ambito del survival, anzi secondo me in molte aziende, molti imprenditori, piuttosto che comunque molti lavori complicati, hanno delle dinamiche necessariamente, perché lo strumento è lo stesso, che seguono e ricalcano esattamente quello che c'è descritto nel libro. La seconda cosa invece è restate sintonizzati, perché stiamo cercando di organizzare qualche cosa su questo argomento, su questo libro, con questo autore, di cui spero di potervi dare qualche informazione a breve. Detto questo, mi raccomando, fateci un pensiero, non fatevi mancare questo testo nella vostra libreria, rimaniamo sintonizzati, al prossimo video ci vediamo, ciao!